Siamo qui con Maura Catalani, collaboratore dell'Ufficio Scolastico Regionale, oggi ospite al secondo seminario creato dalla FIPA Lazio in una giornata molto importante, quella dello sport per lo sviluppo e la pace. Cosa ci può dire su questa giornata? Giornata sicuramente importante e se ne parlano su tutti i tavoli. Io vengo proprio adesso dal Salone del CONI, dove lì c'è stato un altro importante convegno sullo stesso tema, proprio perché adesso con lo sport entrato nella Costituzione a tutto tondo abbiamo sicuramente molta strada da fare, e questi seminari entrando nelle scuole come fa la Federazione Pallavolo, il Comitato Regionale da sempre, è sicuramente importante. I giovani devono avvicinarsi allo sport, ma non soltanto dal punto di vista agonistico, c'è tutto un mondo dietro che serve per costruire sicuramente un mondo migliore e usare lo sport come strumento proprio di pace. Questo è quello è l'augurio che ci facciamo anche in questo periodo abbastanza critico per tutto il mondo. Grazie mille. Siamo qui con Simonetta Valle, prima donna ad allenare in Serie A, oggi in una giornata importante per la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, un esempio in questa giornata molto importante. Io penso che trasmettere le proprie esperienze, le proprie emozioni e anche la grinta, l'impegno che ci si deve mettere per realizzarsi sia sempre importante. I ragazzi sembra che non siano ricettivi, ma in effetti invece sono spugne, assorbono tutto quello che noi riusciamo a comunicare in maniera semplice, libera. Grazie mille. Prego.